saluta e ringrazia la tua sorella Croce Verde di Sestri Ponente. La giornata di oggi è naturalmente una giornata molto molto importante per noi, rappresenta l'inizio di tutta una serie di attività che vogliamo svolgere per i nostri 100 anni e la bellezza della giornata di oggi è l'essere affiancati e contornati da un numero molto alto di croci amiche che sono state con noi già ieri e che oggi ancora più numerose festeggiano questo grande evento nostro. Per l'occasione abbiamo stampato un libro, naturalmente il libro vuole essere anche una base per crescere, per attrarre la popolazione di Pinerolo verso di noi, per portare le persone ad una maggiore attenzione verso la Croce Verde, che sembra un'istituzione normale, ma che invece è un'istituzione che lavora in silenzio ma con grande impegno. Questa mattina grande folla di partecipanti, molta popolazione, tantissime le associazioni, come già vi ho detto, e anche le autorità che sono volute star vicino a un'associazione. La presenza delle autorità, della senatrice anche Zanoni, dà una grossa importanza perché sottolinea il valore che hanno le nostre associazioni, le pubbliche assistenze sul territorio piemontese, quanto sono radicate al territorio e quindi quanto sono anche amate dal territorio stesso. Visto che come mestiere facevo già l'infermiere e avevo un certo attaccamento, tanto attaccamento con i malati, e allora ho cercato, ho provato e dopo 43 anni sono ancora qua. Certo che di amici ne ho trovati tanti. Posso ringraziare tanto la Croce Verde perché mi ha dato tanto, più di quello che ho dato io forse. C'è scritto: grazie per il grande impegno consolidato negli anni a Chiappiero Bartolomeo, volontario dal 1971. Ho soccorso una persona per strada, poi dopo era già stata chiamata l'autoambulanza, l'ambulanza è arrivata. Io ho dato una mano, un aiuto a caricarlo, mentre che stavamo caricando uno dell'equipaggio mi fa: Giovinotto, non viene in Croce Verde? Io ho detto: ma magari, a parte che tanto non sapevo cos'era, cosa significava, perché ero ragazzino. L'indomani sono passato in sede, che era lì sulla piazza della Piazza Fontana, ho fatto la domanda e tutto, poi di lì sono sempre andato avanti giorno dopo giorno. E adesso sono 53 anni consecutivi, a tutti i giorni che faccio servizio. Nata dalle esigenze del territorio, come peraltro tutte le nostre pubbliche assistenze nascono essenzialmente da esigenze del territorio. Non c'era a quei tempi una cultura della pubblica assistenza e Pinerolo, diciamo, prese i primi spunti dalla Croce Verde di Torino. Ci sono articoli che portano, appunto, articoli di stampa dell'epoca, che dicono appunto che la Croce Verde di Torino veniva a Pinerolo per fare delle esercitazioni che servivano ai volontari della Croce Verde di Pinerolo per espletare il loro lavoro. Pertanto c'è un collegamento diretto tra i 105 anni ormai della Croce Verde di Torino con i 100 anni della Croce Verde di Pinerolo. Peraltro questo collegamento poi si estende alle Croce Verdi di Perosa Argentina, di Porto, eccetera. Questo dimostra che il volontariato, quando funziona, riesce anche a creare solidarietà non solo sul proprio territorio, ma anche sui territori vicini. 100 anni sono davvero una importante ricorrenza per un'associazione, è un importante traguardo ed è una promessa per i propri cittadini che si sono abituati alla sua presenza. È una promessa che Pinerolo sicuramente con la sua Croce Verde può mantenere e mantenersi, perché sono le comunità che si mantengono nelle pubbliche assistenze. Qui in particolare è interessante ricordare come le fabbriche davano la libertà agli operai di uscire durante l'orario di lavoro per far servizio di pronto soccorso in un tessuto produttivo importante. Oggi parliamo di responsabilità sociale d'impresa, lì erano le persone che l'avevano inventata.
è una bella realtà vicino a Torino, in un momento di crisi, ma anche in un momento di crescita per le idee pratiche. Le pubbliche assistenze fanno quello, sono un esempio per i giovani, un esempio per il futuro. Abbiamo organizzato, nell'ambito del centenario della Croce Verde di Pinerolo, questa manifestazione di dimostrazione e gara di primo soccorso. Consisteva nel fare due prove, una che comprendeva una prova di guida e una prova di soccorso per quanto riguardava una patologia traumatica, e una seconda prova che riguardava un soccorso di una persona in arresto cardiocircolatorio. Le prove riguardanti il trauma si svolgevano in questa maniera. C'era una prima mini gara di manovre con le ambulanze, che consisteva nel fare un percorso obbligato con un tempo e con l'attenzione alle manovre in avanti, indietro, in retromarcia. Gli equipaggi poi arrivavano su un ferito, chiamiamolo così, che era stato truccato in maniera molto professionale dai nostri truccatori. Ogni equipaggio arrivava su questo soccorso e doveva intervenire su una delle persone che gli veniva indicata da un gruppo di assistenti formatori. La valutazione della gara era poi fatta dai certificatori regionali del 118, che abbiamo invitato e che, come al solito, dimostrano totalmente la loro professionalità nel valutare i nostri volontari, esattamente come fanno quando li devono valutare negli esami che i nostri volontari sostengono. Le prime 5 squadre classificate avevano un bel premio, per la prima un defibrillatore, dalla seconda alla quinta un trainer per la defibrillazione, in maniera tale che la formazione all'interno delle loro associazioni possa essere fatta in maniera più adeguata e nella maniera più efficace possibile. Sono una soccorritrice 118 sia sul mezzo di base che sul mezzo avanzato. La motivazione per cui sono diventata una soccorritrice è stata una sfida con me stessa, nel senso che io ero una persona che si impressionava molto per qualsiasi cosa e ho deciso che per superare questa mia paura dovevo provare ad aiutare gli altri, perché altrimenti rimanevo bloccata anch'io. Da lì ho scoperto un mondo totalmente diverso da quello che mi aspettavo, un mondo bello, un'associazione stupenda dove convivono persone un po' più adulte insieme a noi giovani, dove si può fare gruppo, fare associazione e non si è solamente in servizio effettivo sull'ambulanza. Faccio un invito a tutta la popolazione pinerolese e a tutte le persone che vogliono sentirsi utili di venire a far volontariato in Croce Verde a Pinerolo, perché è una soddisfazione per se stessi, è un aiuto per gli altri ed è un aiuto per la città in cui viviamo.